Cari telespettatori, nella puntata di oggi parleremo di ricostruzione delle gengive. In questo caso abbiamo la gengiva che si è ritirata. E qual è la causa? È determinata da uno spazzolamento troppo aggressivo, ossia in maniera inadeguata, o dall'utilizzo di spazzolini con setole troppo dure. Ecco quindi come diventa importante andare dal vostro igienista per sapere quella che è la corretta tecnica di spazzolamento. In questo caso, dalla visione laterale, vediamo come non solo abbiamo avuto una perdita della gengiva, ma addirittura un'abrasione del dente. Vediamo lo stesso problema nell'arcata inferiore, dove in questo incisivo si è persa gengiva. In quest'altra fotografia le recessioni hanno coinvolto più denti, ossia la gengiva si è persa su tutti i denti dell'arcata superiore di sinistra. In quest'altra immagine la perdita di gengiva ha coinvolto i due incisivi inferiori. Si è eseguito un intervento di innesto di gengiva e questo è il risultato finale. In quest'altra immagine, invece, abbiamo sia una recessione che un'abrasione, ossia abbiamo perso la gengiva e si è consumato il colletto del dente. Dopo aver eseguito l'intervento, questo è il risultato finale. Quello che però dovete sapere, cari telespettatori, è che se voi continuate, anche dopo aver ricostruito la gengiva con una tecnica di spazzolamento non corretta, la gengiva si ritirerà ancora. In quest'ultimo caso vediamo invece una sequenza dove abbiamo una recessione singola di un canino. Nella foto di sinistra l'inizio, nella foto centrale il post intervento dove vedete c'è una mini invasività e il risultato finale dopo 2-3 mesi dall'intervento. Ma non in tutti i casi è possibile ricostruire la gengiva. Nel paziente infatti che presenta la parodontite abbiamo una perdita d'osso e quindi di conseguenza anche una perdita di gengiva. In questo caso purtroppo la gengiva non è più possibile ricostruirla. Vi mostro ora due casi direttamente in studio. Dopo avervi illustrato in cosa consiste la tecnica chirurgica per la ricostruzione della gengiva cheratinizzata, affronteremo ora insieme un caso clinico, dove dobbiamo andare a ricostruire 5 mm di gengiva a livello del molare e 3 mm a livello del premolare. Abbiamo eseguito delle fotografie per un attento studio del caso. Andremo a ricostruire la gengiva per andare a eliminare le recessioni, ossia una perdita di gengiva cheratinizzata che ha determinato per la paziente una sensibilità a questi due elementi dentari. Dalla sonda parodontale vediamo che sul molare abbiamo perso 5 mm di gengiva cheratinizzata, ossia di gengiva dura, questa come vi mostro è gengiva cheratinizzata, mentre sul premolare abbiamo perso 3 mm di gengiva. Ora iniziamo l'intervento, non vedrete immagini chirurgiche, ma vedrete il lavoro completato. L'intervento è terminato, abbiamo eseguito un lembo a scorrimento coronale che ci ha permesso di ricreare i livelli di gengiva che erano andati perduti. Rimuoveremo i punti di sutura tra 10 giorni e attenderemo alcuni mesi per la maturazione dei tessuti. Ringrazio la paziente e le mie assistenti per l'importante contributo che mi hanno fornito. Ora vi mostro il risultato di un caso clinico che abbiamo affrontato 4 mesi fa, di ricostruzione di gengiva cheratinizzata. Abbiamo ricostruito 3 mm e ciò ha permesso di riavere alla nostra paziente un sorriso armonico. Cari telespettatori, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.